Lo hanno ucciso per sbaglio. La vittima designata era un avvocato, Giorgio Arcangeli, ma a pagare è stato un passante, Antonio Leandri, un giovane di 24 anni. Il legale, secondo gli attentatori, sarebbe stato responsabile in qualche modo della spiata che aveva portato all'arresto di Pierluigi Concutelli, il killer del giudice Occorsio. Volevamo gambizzare che aveva denunciato alcuni camerati, ha confessato così il più giovane dei quattro neofascisti, autori della spietata esecuzione subito dopo l'arresto. Ma il delitto è stato portato a termine con tanta determinazione e ferocia che è difficile pensare ad un avvertimento. I quattro, che erano a bordo di una Simca Horizon, si sono fermati davanti alla loro presunta vittima, in piazza Dalmazia, ed hanno aperto il fuoco crivellandola di colpi. Solo dopo che il poveretto era stramazzato a terra, si sono date la fuga. Ma il loro tentativo è durato poco. Intercettati da un'auto della squadra mobile, sono stati catturati dopo un breve conflitto a fuoco. Uno di loro è stato lievemente ferito. Sono quattro noti neofascisti, quasi tutti giovanissimi. Sergio Calore, 27 anni, Antonio Dinzillo, 16 anni, Bruno Mariani, 19 anni e Antonio Proietti, 20 anni. Nella vettura avevano un piccolo arsenale, quattro pistole, due bombe a mano e un fucile mitragliatore di tipo M12, fornito di munizioni. L'ucciso aveva un'unica colpa, quella di somigliare vagamente all'avvocato Arcangeli, anche se era molto più giovane. Probabilmente il buio, l'altezza, il fatto che anche l'uomo fosse leggermente stempiato, hanno tratto in inganno i killer, che senz'altro da tempo avevano preparato l'appostamento. Lo studio dell'avvocato è infatti a pochi passi dal luogo dell'assassinio. Arcangeli era entrato poco dopo le 17. Il comando evidentemente aspettava soltanto che uscisse per aprire il fuoco. Ma perché questo attentato? Si tratterebbe di una vera e propria faida da parte dei neofascisti per vendicare il tradimento a Concutelli. Per avere qualche lume sull'intera vicenda bisogna risalire all'arresto di Paolo Bianchi, l'armiere di Vallanzasca e Concutelli. Questi, arrestato nei primi giorni del febbraio 77, barattò, a quanto si disse, la sua libertà con le indicazioni che la mattina del 13 febbraio dello stesso anno avrebbero portato all'arresto di Pierluigi Concutelli nel suo rifugio presso il Campidoglio. Antonio Leandri, studente, lavoratore di 24 anni, è stato assassinato perché aveva una vaga somiglianza con l'avvocato Arcangeli, difensore di Sandro Saccucci e uomo di destra nel cui passato ci sono alcuni episodi inquietanti. L'avvocato, nel cui studio lavora la fidanzata di Paolo Bianchi, Isabella Vetrani, avrebbe concertato la manovra. Dei quattro giovani arrestati per l'omicidio di Antonio Leandri, uno solo risulta essere personaggio già noto nell'ambiente dei neofascisti. È Sergio Calore, coinvolto nell'inchiesta giudiziaria che il sostituto procuratore della Repubblica di Rieti sta conducendo su un gruppo di estrema destra. Degli altri arrestati ieri sera, due sono già noti alla polizia, Antonio Proietti, 20 anni, per danneggiamenti, e Bruno Mariani, 19, per associazione sovversiva ed estorsione. L'unico incensurato è Antonio Dinzillo, 16 anni, ancora un ragazzo. Il suo nome non è mai apparso negli archivi investigatori, che cercheranno adesso di far piena luce sulla sua esistenza, su possibili collegamenti e amicizie. Naturalmente i quattro, Dinzillo, Proietti, Mariani, Calore, torchiati per tutta la notte, hanno tentato di dare una loro versione dei fatti, presentando il delitto come un fatto occasionale, nato quasi per caso, e la cui conclusione, morte in luogo di gambizzazione, è stato un fatto accidentale, comunque non previsto. Di diverso parere il magistrato, che li ha accusati di associazione sovversiva, partecipazione a banda armata, omicidio premeditato aggravato, violazione della legge sulle armi. I dubbi residui riguardano quindi solo la meccanica dell'attentato. Com'è possibile sbagliarsi così clamorosamente? Il Calore conosceva benissimo il legale che in passato lo aveva difeso, anzi gli aveva parlato quella mattina stessa. L'unica spiegazione è che il giovane neofascista non abbia direttamente partecipato alla sparatoria, ma sia rimasto, anche per non correre il rischio di essere riconosciuto, nella sua auto, la Simca Horizon, in una strada adiacente. I complici, secondo la ricostruzione fatta dalla polizia, si sarebbero invece recati sul posto dell'attentato con una seconda vettura rubata, una 131 bianca, condotta dal Dinzillo.
Due di loro, Mariani e Proietti, si sono incaricati a questo punto dell'esecuzione, servendosi della 357 Magnum, l'unica arma, a quanto pare, che ha sparato. Come è nato l'errore di persona? Probabilmente dall'imprecisione e dalla sommarietà con cui il tutto è stato preparato. Dopo una descrizione molto sommaria dell'avvocato Arcangeli, Calore si sarebbe infatti limitato a mostrare una sua vecchia foto ricavata da un giornale. Poco esperti, nervosi, forse imbottiti di psicofarmaci, i due hanno sparato all'impazzata, alla prima persona vagamente somigliante alla vittima designata. Resta da chiarire un ultimo mistero che riguarda un fantomatico quinto uomo, forse il capo del comando, che più svelto degli altri si sarebbe dato alla fuga. 3 dicembre 1982, nuovo colpo di scena al processo per l'omicidio del giovane impiegato della Contraves Antonio Leandri, ucciso nel dicembre 79. Ne è stato ancora una volta protagonista il super pentito Paolo Bianchi, che nell'udienza di ieri ha proseguito la sua deposizione. Sul banco degli imputati siedono il professor Paolo Signorelli e Sergio Calore, considerati due ideologi del terrorismo nero, e il gruppetto di giovani accusati di aver eseguito materialmente il mortale attentato: Mariani, D'Inzillo, Proietti, Valerio Giusva Fioravanti. Bianchi, dopo aver letto alla corte un lungo documento nel quale si dissocia da quello che ha definito lo spontaneismo armato, ha in sostanza detto che Leandri non venne assassinato per sbaglio, al posto dell'avvocato neofascista Giorgio Arcangeli. Bianchi però non è riuscito a spiegare i motivi per cui il gruppetto di estremisti facenti capo a Calore e Signorelli voleva colpire proprio Antonio Leandri. 10 febbraio 1983. Il pubblico ministero Pietro Giordano, nell'aula della Corte d'Assise, affollata e silenziosa, ha chiesto 5 condanne all'ergastolo per Signorelli, Calore, Giusva Fioravanti, Mariani e Antonio Proietti. 5 degli 8 neofascisti imputati del processo per l'omicidio del giovane Antonio Leandri. Le richieste di pena per gli altri imputati sono di 21 anni per Antonio D'Inzillo, per cui sono state valutate le attenuanti della giovane età al momento del delitto. 5 marzo 1989. Altri 3 arrestati sembrano completare il quadro delle indagini sulla nuova struttura avversiva d'estrema destra messa in piedi per organizzare un'evasione da Rebibbia. I neofascisti arrestati sono Antonio D'Inzillo, Giorgio De Angelis e Gianluca Ponzio, tutti e 3 di 26 anni e tutti nomi conosciuti nella galassia dell'eversione armata di segno nero che ha imperversato a Roma dalla fine degli anni 70. D'Inzillo era uno dei 4 killer che nel dicembre 79 fulminarono a colpi di pistola lo studente lavoratore Antonio Leandri. Condannato a 15 anni per il delitto, D'Inzillo venne scarcerato nel marzo 1985 per decorrenza dei termini e ha in corso un procedimento per banda armata denominata NAR. Il progetto di evasione, nella sostanza, era così delineato. Alcune bombe avrebbero dovuto seminare il panico all'interno e all'esterno dell'aula bunker di Rebibbia, il primo o il secondo giorno dell'inizio del maxi processo ai NAR romani. Approfittando del caos provocato, erano previsti morti e feriti, i due finti carabinieri, insieme con altri complici, sarebbero piombati nell'aula, armi in pugno, e si sarebbero portati via su 2 auto, anche queste mascherate da macchine dell'arma, alcuni dei terroristi neri detenuti. Il piano prevedeva che nella pattuglia dei liberati vi fossero anche un paio di criminali comuni. Per questo, all'organizzazione dell'evasione aveva dato il suo contributo anche la malavita organizzata.